Benvenuti in questa terza parte di guida di Dishonored 2. In questa missione, in questo capitolo, dobbiamo trovare la dottoressa Hypatia e scoprire qualcosa in più sull'uccisore della corona. Da qui in poi le cose si fanno un po' più complicate perché bisogna prestare attenzione bisogna fare dei piccoli accorgimenti per non essere scoperti dalle guardie, che vi mostrerò. Qui ce ne sono due, ma noi non le caghiamo nemmeno, a dire la verità sono tre. Se andiamo da quella parte, passeremo da una grande hall con almeno 6-7 guardie e sinceramente non c'ho voglia di prestare tutta questa attenzione. Invece, passando di qua, tutto è molto più semplice. Mi raccomando, da ora in poi in modalità furtiva sempre. Vabbè, te hai una maschera, una spada, nessuno ti dice nulla, però va bene. Allora, qui dietro l'angolo c'è una guardia. Appena sbirceremo, lei si metterà in movimento, quindi noi faremo così, eccola, e ci mettiamo sotto questo tavolo. Una volta passata la sughiamo. Non da troppo lontano, perché se passano dei topi li fa cambiare. Eccoli. Meno male ragnorosi. Queste cose non le fanno mai quando li giochi per gli affari tuoi. Vabbè, comunque. Dicevamo, una volta che seguiamo questa guardia, con calma la. Ecco. Ci farò mai Non ci credo l'abitudine. io. Nemmeno io ci farò malabitudine. Comunque, una volta che si è allontanata, ci teletrasportiamo con calma qua giù. E poi con molta altra calma qua giù. Ok. Ok. Ora noi andiamo. Geppetto, vieni qui. Ok. Ci alziamo. Fate questa botta qui. Incosciente. Sempre in modalità furtiva. Questo ce lo prendiamo subito. E ce ne andiamo di qua. Ora noi passiamo di qua. Di sopra ci sono due guardie, fate molta attenzione. Una toccatina all'esterno, per scaramanzia. Assicurati che resti dove vogliamo. Ai pezzi a non Mi lasciare mai raccomando a questi queste qua. due guardie. Ricordati. Come soldato valgo il doppio di lui. Qualcuno lo fa. Ha fatto più casino lui, ragazzi. Comunque, alla fine siamo qui. Alexandria ai pezzi. Mi sono un po' cagato sotto per il bordello che ha fatto. Ok. Qui ci sono arrivato, ma non c'è veramente nulla di importante, secondo me. A parte. Sì, vabbè, siete cavolate. Questa chiave. Che ora, però, noi prima andremo a prendere una runa che secondo me è molto importante. Che è qui sopra. Assassin's Creed Dochet. Andiamo in questa stanza. Cosa mi segnala lì? Porta. Ok, vabbè. Qui prendiamo. Scusate, ma questa tosse.
Non mi dà scampo. Apriamo, sì. Qui. Qui abbiamo preso tutto, forse, ma la cosa più importante è questa. Partirà un filmato, ma non è nulla di importante. Ok, ora io personalmente mi vado a potenziare questo. Che mi serve parecchio per il mio stile di gioco. Una volta fatto questo, possiamo ritornare alla nostra missione. Anzi, no, prima bisogna prendere una runa parecchio. Io non cerco mai le rune, o soprattutto, cioè, voglio dire, non le faccio, non faccio video dove mostro dove sono posizionate le rune, tutte queste cavolate, però questa, visto che ha ne paraggi, secondo me è una runa abbastanza potente, vi faccio vedere un po' dov'è. Voglio andare qui, e una volta qui. Grazie alla traslazione potenziata, ovviamente, per questo l'ho fatto. Ci prendiamo questa runa, eccola qui, che secondo me è molto importante, perché la capacità di movimento non è rallentata se le armi sguainate. Ok, per non star premere sempre quadrato, o così noi ci muoviamo alla stessa velocità adesso, e non mi sembra poco. Questo ha fatto la cazzata, ma vabbè. Ora. Fate piano, perché sotto ci sono le guardie. Mi raccomando, le porte. Allora, qui c'è un'altra runa. Sì, va bene. Anche così. Non voglio leggere, voglio prendere questo. Ora. La runa me la sono presa. Ha funzionato la tecnica del cadavere, via. Ora. A parte questo piccolo particolare, ci prendiamo questi qui e me li sparo. Veramente li volevo sparare lì. Ok, ora si sono dileguate. Mi sembra che qui c'era qualcosa, infatti. Ok, ce l'abbiamo fatta in qualche modo. Non doveva andare così, sinceramente, però pace. Allora, i dardi li abbiamo finiti, perfetto. Traslazione, allora, a go-go. Sì, va bene, lì non ci interessa. Qui c'è un'altra runa very important che io mi vado a prendere. Eccola qui. No, non era proprio quella, questo. Anche questo secondo me è fondamentale, perché grazie a questo noi possiamo muoverci più rapidamente quando abbiamo trasportiamo la gente, o i cadaveri, o magari quando li abbiamo storditi. È fondamentale se non vogliamo essere scoperti, come stiamo cercando di fare. Scegliamo di culo. Eccola qua, però è corrotto, poi non, secondo me non è molto importante, però ve l'ho fatto lo stesso vedere. Ok, e ora parliamo con la dottoressa. Mm.
Non è che sia molto incoraggiante questa conversazione. Va bene, via. Non ce ne andiamo. Cioè, non ce n'era bisogno, però è l'abitudine. Ok. Andiamo qui e le cose si fanno interessanti. Cosa c'è che non va? È stata Aipezia. È lei l'uccisore. Ma non sa di esserla. Lei ha sviluppato un siero per i minatori. Ma la prima versione distorceva e mutava la sua mente. Per me è troppo tardi. Ma forse puoi salvare lei. È una brava persona. Cosa posso fare? La cassaforte nella terapia intensiva. Devi scoprire come fare l'antidoto. Aiutala. Il codice della cassaforte è 587. Eccoci. Mi sono sempre chiesta. Ecco, ora io non so. Prima di tutto ho lasciato questa parte di parlato e non l'ho velocizzata perché fa vedere un codice di una cassaforte che ci servirà dopo. Quindi ho preferito lasciarlo perché è una cosa fondamentale. Anche se in qualsiasi momento premendo il touch lo potrete vedere. Io non so quanto durerà questo video, quindi penso che lo dividerò in due parti. Quindi se lo dividerò, ora vedrò in fase di montaggio, ci vediamo per la seconda parte di questo terzo capitolo. Buona giornata.